bentornati a Che Calcio Vuoi? Grazie di essere ancora insieme a noi per questa stagione che inizia in una maniera molto particolare, c'è da dire, perché ci troveremo a parlare di tutta una serie di vicende, ma inaspettatamente non ci troveremo a parlare, come invece pensavamo di fare, della partita Ternana-Pisa, che doveva essere la prima per i rossoverdi da giocare in casa. E di questo e di altro parleremo in questo appuntamento di Che Calcio Vuoi, che da questa stagione non andrà soltanto su On TV e quindi sul web, ma anche attraverso il digitale terrestre del canale 13 con gli amici di Rete Sole, che salutiamo. Grazie davvero a tutti coloro che ci vorranno seguire sia sul web che su Rete Sole canale 13, ore 21:30 del martedì sera. Saluto gli amici che con me parleranno di tutte le vicende rossoverdi che hanno animato quest'ultimo periodo, perché non parlando della partita avremo modo di sbizzarrirci rispetto a tutte le problematiche, le questioni rossoverdi. Comincio col salutare il grande amico di sempre, bello, abbronzato, in grande forma, Enrico Maggiolini. Buonasera, Lina, buonasera a tutti. Buonasera, ben trovato. Grazie. Complimenti per il look, molto elegante. Beh, mi devo risollevare a livello con manine vicino. Insomma. Su questo ti do ragione, perché è una cosa triste. Guardate come è conciato in tenuta ipersportiva, ma d'altronde ormai lui si dedica al tennis, ai suoi campetti di Piediluco. Non so se si sia dimenticato che cos'è il calcio, speriamo di no. Gigi Manini? No, non me lo so dimenticato. Sicuro? Ho sentito cose incredibili quest'estate, però... Anche noi! Poi ci spiegherai la tua versione dei fatti. Intanto saluto e ringrazio il nostro tattico doc Gianni Giardinieri. Buonasera a tutti. Grazie. Come andata l'estate, tutto bene? Benissimo, vedi come sono abbronzato, bianchissimo. Sì, ma sei caliente però, sei certo, molto carico. Dentro sempre. Lo so. Un altro che è calientissimo, soprattutto perché si è preso una bella arrabbiatura per questo rinvio, perché proprio non gli va giù, è Tommaso Ferrante, direttore di www.calcioternano.it. Benvenuto. Buonasera Livia, grazie, buonasera a tutti. Allora, dicevamo, partiamo dall'attualità, perché poi cominceremo invece a sviluppare temi tecnico-tattici e societari, per così dire. L'attualità è che noi pensavamo questa sera di esordire in questa stagione parlando, come era logico che fosse, della partita Ternana-Pisa. E invece la situazione societaria in casa della squadra toscana, della società toscana, ha fatto sì che questo non avvenisse. Ma Tommaso, invito subito te a commentare il nostro primo titolo, Ternana-Pisa, rinvio con ricorso, perché anche la Ternana Calcio non è andata molto giù questo rinvio. Spieghiamo il perché. Tu anche sulle pagine di calcioternano.it hai detto che è stato perpetrato ai danni della Ternana una sorta di ingiustizia, insomma, è stata perpetrata. Ma perché? Sì, secondo me non solo alla Ternana, ma proprio al campionato che ha detto in sé per sé, nel senso che comunque sia si è parlato esplicitamente di un aspetto, della carenza organizzativa della società Pisa nel non garantire le strutture, anzi lo staff tecnico a disposizione per poter allenarsi e quindi poi disputare la partita. Il problema secondo me che non era semplicemente riguardante la scorsa settimana, quella che è andata in archivio, ma è un problema che ormai, come dicevi te, perpetrato nelle scorse settimane, perché il Pisa aveva delle problematiche note, delle vicissitudini societarie che hanno caratterizzato negativamente l'estate. Ci sono delle date poi che sono sotto l'occhio di tutti, dati incontrovertibili, come ad esempio un allenatore che non è stato più ufficializzato il 31 luglio, come sapete Gattuso si è dimesso e dal 31 luglio il Pisa non ha un allenatore. Il 3 agosto non si è disputato Pisa-Celta Vigo per la protesta che c'è stata dei tifosi, protesta pacifica dei tifosi nerazzurri. Due settimane fa la proprietà aveva indetto un ritiro che poi non si è sviluppato perché i giocatori del Pisa si sono rifiutati di andare in Irpinia a preparare la partita. Cioè una serie comunque sia di eventi che si sono concatenati e per i quali poi si è andato a non disputare la partita, perché come detto negli ultimi giorni i giocatori hanno optato per un ventilato sciopero. Però a fronte di tutto questo sì, c'è un altro dato che ti ha lasciato perplesso, che sì, a fronte di tutta questa serie di caos, definiamoli così, sì, ci sono state due partite di Coppa Italia giocate, disputate e tra l'altro anche vinte. C'è anche questo dato, naturalmente, sì, perché comunque la situazione era abbastanza similare, perché i problemi della proprietà, il presidente, il padron Pedroni, è da ormai
è ormai quasi un mese, che, anzi oltre un mese, che ha gli arresti domiciliari, quindi da un punto di vista fattivo, da un punto di vista materiale non può operare. C'è anche il discorso relativo, come giustamente adducevi, del fatto delle due partite di Coppa Italia. Il Pisa si è presentato, ha vinto al Rigamonti, ha vinto al Barbetti ai rigori contro la Salernitana. Quindi, cioè, se c'erano delle problematiche in precedenza, perché evidenziarle adesso nel momento in cui non si è disputata la partita? A mio avviso personale, probabilmente c'è stata l'Associazione Italiana Calciatori che probabilmente è intervenuta da un punto di vista concreto. C'era anche un avvocato negli scorsi giorni a Pisa agli allenamenti, e probabilmente è stato questo un po' l'aspetto su cui si è fatto pressione sotto certi punti di vista, e ha portato il presidente Abodi a rinviare la partita con l'articolo 28.2, come sappiamo, che è stato poi inserito nel provvedimento, specificando l'articolo, ricordiamolo, 28.2 è quello del regolamento della Lega di Serie B, in cui comunque il presidente della Lega si arroga un po' il diritto di decidere in casi straordinari, no? Sì. Bypassando, se vogliamo, e poi mi darete anche voi la vostra opinione, un po' quello che è l'articolo 17 invece del codice di giustizia sportiva della FIGC, in cui si parla chiaramente del fatto che se una società fa in modo di, con il proprio comportamento, con vicende ad essa legate, di influire sulla partita o addirittura sulla non disputa della stessa, c'è lo 0-3 a tavolino. Questo da sempre. E un'altra cosa, da aggiungere, volevo sottolineare che sempre nel provvedimento della Lega, che è stato pubblicato venerdì scorso, c'era anche il riferimento alla diffida che i calciatori hanno inviato con contestazione alla FIGC e all'Associazione. Questo è un altro aspetto piuttosto importante, cioè la lettera di diffida inviata alla proprietà. Allora, alla di società. Fatto, qui parliamoci chiaro: forse Abodi ha avuto il sentore o il timore che finisse quasi in barzelletta, perché addirittura Gigi, io prima sentivo te che commentavi sulla questione, addirittura si era parlato di alcuni giocatori sudamericani che si stavano allenando nel ritiro in Campania, pronti a giocare, venire a Terni, insomma cose che potevano essere anche abbastanza curiose. Quindi da una parte un po' la perplessità, Gigi, del dire se c'è un articolo 17 del codice di giustizia sportiva che in questi casi prevede lo 0-3 a tavolino, però non c'è, si anche vede l'altro articolo. Vabbè, però io dico questo, giuridicamente hanno detto tutti, la Ternana ha ragione, Abodi, però ha approfittato di questo comma. Però il problema è che il Pisa, uno diceva, perché ha giocato? Perché in Coppa Italia non gioca perché non gli frega mai niente, invece in campionato gli frega, non gli va di perdere questa partita, non gli va di venire a fare una figuraccia a Terni. Allora che hanno fatto? Hanno detto, guarda presidente, questo è logico, noi a Terni non andiamo, per evitare una figuraccia che avrebbe avuto risonanza internazionale. Abodi ha pensato bene, da bravo politico qual è, di rinviare la partita. È chiaro che si è preso anche una serie di critiche, soprattutto dai tifosi della Ternana, ma anche da quelli del Livorno. Oggi ho sentito una telefonata a una radio nazionale nella quale un tifoso di Livorno era nerissimo per questa vicenda. Tra l'altro quelli di Livorno ce l'hanno anche per come sono retrocessi, e non hanno tutti i torti, e pensano anche che spetterebbe ripescaggio ai danni proprio del Pisa. Ma al di là di questo non ci non interessa, hanno tutti i torti anche in questo non caso, ci interessa. Però adesso, al di là di questo, la decisione è sbagliata giuridicamente, perché non c'erano i presupposti, perché crea un precedente pericolosissimo. Però purtroppo il calcio italiano in questo momento è questo. Il Pisa non ha, chiaramente i giocatori del Pisa non hanno le idee chiare su quello che loro sta per succedere, e non gli andava, anche su spinta dell'Associazione Italiana Calciatori, di venire a fare una figuraccia a te, perché secondo me sarebbe successo che qualcuno sarebbe venuto, qualcun altro no, poi insomma questi non si capisce neanche chi li sta pagando. E Abodi ha preso questa decisione che secondo me politicamente non è neanche sbagliata, però certo qualcuno lo ha lasciato in disaccordo. Quello che dico però è che ricorso, la Ternana ha fatto il ricorso inutile. Forse l'ha fatto per far contenti i tifosi, se l'ha fatto per questo ha fatto bene, ma è assolutamente inutile. Ha ottenuto solo un effetto, quello di indispettire, secondo me, il presidente della Lega, che come sappiamo in questo momento è il dominus della Lega di Serie B. Quindi siccome Abodi questa decisione l'ha presa, secondo me, ob torto collo, io penso che invece la Ternana sarebbe stata molto più furba a dire va bene, giochiamo un'altra volta. Perché invece così non si è messa sicuramente in un atteggiamento di favore nei confronti del presidente della Lega, che comunque, ripeto,
è assolutamente il sovrano della Lega di Serie B. Certo. Allora, non so se rapidamente concludo dicendo che il ricorso non aveva motivo di essere, perché in base al 28.2 questo può fare quello che gli pare. In ogni caso il ricorso in questo momento è passato nelle mani della prima sezione Sì, adesso che fa poi? Come si dice? Che fa adesso? Cioè dice di giocare, però ci fanno giocare uguale, cioè voglio dire. Poi il problema si pone nelle prossime gare. Cioè, che succede la prossima settimana? Il Pisa gioca? Gioca, perché gioca in casa. Il fatto è che secondo me, e poi chiudiamo l'argomento, non so se Rico vuole aggiungere qualcosa, questa società ha creato problemi fin dall'inizio, perché c'era addirittura una fideiussione che non è risultata poi valida, nulla, eccetera. È stata... Dopo però è stata considerata valida. Dopo è stata fatta un'altra fideiussione con il banco... Monte dei Paschi di Siena, esattamente, e quindi la cosa è stata bypassata e superata. Però... Cioè, io mi pongo solo questo argomento e chiudo con Enrico. Ogni anno la Serie B in particolare parte con o una X o una Y di due società che vengono cancellate, o con una partenza d'handicap, o con una partita che salta. Insomma, c'è sempre qualcosa. Sarà forse il caso veramente di chiedere delle garanzie serie importanti alle società prima di partire, senza che tutti gli anni si finisca in barzelletta? Guarda, io preferirei parlare di calcio, allora parliamo di queste becche, però una cosa la dico, secondo me sono troppe squadre, troppe in Serie A, troppe in Serie B e troppe in Serie C. Allora, a calcio professionistico giochino quelle società solide che hanno le basi e la consistenza per affrontare uno sport a livello professionistico, gli altri facciano i dilettanti. Andiamo subito allora con il discorso più legato strettamente alle vicende calcistiche della Ternana e non di corsi e ricorsi. Potremmo definirli comunque corsi e ricorsi storici, perché l'anno scorso si è partiti con un allenatore che non è arrivato più in là delle quattro partite. Questa volta siamo andati ancora meglio quest'anno, perché l'allenatore che era stato scelto insieme al direttore sportivo, peraltro corteggiatissimo, Fabrizio Larini, dalla proprietà, anzi dallo stesso Simone Longarini, non sono arrivati neanche a cominciarlo il campionato. Da Panucci a Carbone. Allora, io adesso farò un giro per sentire tutte le vostre opinioni rispetto a quelle che sono state le vicende, no, che hanno animato quest'estate. Tu che le hai viste dai campetti di Piedilungo, come campetti ovviamente di tennis, Gigi, come la vedi questa situazione? Come l'hai vista? Mi tocca... Con perplessità sicuramente. Assolutamente. No, mi tocca edulcorare un po' il mio parere, che molti hanno sentito. Non ci facciamo denunciare, ma puoi esternarlo con la tua decisione. La mia impressione netta è che Panucci volesse parlare di calcio e volesse fare calcio serio a Terni, pensava di aver trovato una piazza seria, una società solida, in effetti è solida, però nel momento in cui si è trovato a parlare di calcio, quindi a parlare di alcune cose fondamentali per una società di calcio, secondo me si è trovato un po' isolato, non ha fatto altro che dire, ma qui con chi parlo di calcio, invece di dire, insomma, questo è un professionista, stiamo a sentire, è stato esonerato. Quindi questa, diciamo, è un po' la vicenda detta magari in un modo molto 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 edulcorato, però questa è la situazione. Panucci, dopo quello sfogo famoso, sapeva che sarebbe stato esonerato, infatti non so se c'è stato un accordo o è stato esonerato, perché poi è stato lo stesso giorno di Larini, ma comunque poco cambia. No, lui è stato proprio esonerato. Sì, è stato esonerato. Gli è stata chiesta una risoluzione zero, ecco, e ovviamente voi capite... Vabbè, ma tanto lì poco, penso che il problema fosse economico, magari è diventato una questione di puntiglio, ma questo poi ci interessa fino a un certo punto. Dispiace che nel momento in cui Panucci ha provato a parlare di calcio si sia trovato in questa situazione. Questo poi secondo me, e non voglio tornare indietro su argomenti non di attualità, secondo me avvalora le parole dell'anno scorso di Toscano, quando disse: io vorrei parlare di calcio e vorrei parlare con il presidente ma non ci riesco. E noi l'altro anno abbiamo detto: Toscano è un allenatore che non può allenare Serie B, che non è bravo, che non riesce a far rendere la sua squadra meglio Breda quando è arrivato. Breda, chi gli faceva la formazione, insomma, è andato meglio di Breda, di Toscano. Però secondo me il problema non era Toscano, il problema è che Toscano ha pensato, come Panucci, di parlare di calcio, ma evidentemente questa non è una nota di merito. Non è stato facilissimo, no. Evidentemente. Io devo dire, poi passo la parola agli altri, che quando è arrivato a Terni Panucci, ovviamente le sue gesta da calciatore erano assolutamente note, cioè era un idolo, no, per la nostra nazione. Quindi
tanto di cappello, come allenatore diciamo che era un po' anche da scoprire, per cui c'è anche la sottoscritta andava un po' con i piedi di piombo nei giudizi, perché evidentemente poi dopo aver visto come stava lavorando con la squadra, con i giovani, la capacità anche che stava avendo nel valorizzare questi ragazzi, io vi posso dire senza mezzi termini, e questo non per metterlo in contrapposizione con Carboni, che anche lui è tutto da scoprire, perché però devo dire che a me Panucci era piaciuto moltissimo, cioè come si era posto con la squadra, il clima che aveva saputo creare nello spogliatoio, la sua volontà anche di mettere in luce dei giovani e anche come dire come sapeva orchestrare certo. la ma anche la squadra, scusa Livia, no? La capacità di dire delle cose finalmente, cioè non le solite parole dell'allenatore, se c'era da dire non una scontate, cosa non forse, scontate assolutamente sì, no. Sì, forse Panucci ha inciso troppo nelle carni della Ternana, no? Quel discorso che ha fatto. Stiamo vedendo intanto delle immagini dell'ultimo allenamento di Panucci, vedete che bel clima che aveva con i giocatori, poi vedrete anche un abbraccio con Petriccione che lui ha voluto fortemente, secondo me è un gran giocatore. Questa, questa è una società che conosciamo bene da 13 anni a questa parte. Gli si può dire, senza ombra penso di smentita, che è composta da un nucleo dirigente che è abbastanza permaloso. Se Panucci, penso se lo aspettasse, in conferenza stampa post Coppa Italia se ne esce con dichiarazioni fiammeggianti, diciamo così, è chiaro che da solo si è scavato, diciamo, l'esonero. Quello che a me è sembrato paradossale è che il personaggio lo conoscevano, immagino. Dici? Beh, guarda Gigi, io da milanista ultra decennale Panucci me lo ricordo. Tu inizia a parlare di gente che conosce. Ho capito, però allora partiamo da febbraio, quando si stava più freschi. A febbraio la Ternana insegue Larini per settimane. Questo direttore sportivo vede diverse partite della squadra. Ormai diciamo si era capito che sarebbe stato direttore sportivo. Fa la scelta di Panucci, cominciano ad acquisire una serie di calciatori funzionali, e poi ne parleremo magari, ad un disegno tattico definito. Poi improvvisamente, dopo quelle dichiarazioni che però sono il frutto evidentemente anche di, come dire, un'esasperazione, una serie di muri che si è trovato che nasceva da giorni, una serie di muri, una serie di difficoltà comunicative, di incomprensioni, diciamo di volontà anche di interloquire con, ma certo, io penso il lo capo, facesse, no, Massimo, ma certo, della Ternana, senza filtri. Ecco, si torna al passato, cioè a una situazione da telenovela. Abbiamo passato l'ennesima estate a vedere cambi di direzione continui, a volte anche fulminanti. Però scusa, l'abbiamo detto quando è arrivato Panucci, non so, con te forse no, ma forse sì. Cioè, quanto dura Panucci? Non abbiamo detto tutti, conoscendo il carattere e la personalità di Panucci, è chiaro, evidente invece che chi l'ha scelto non lo conosceva. Certo, però quindi gli è stato detto, viene Panucci, è un bravo allenatore, non vuole tanto bene. Andava però fatto lavorare con una certa autonomia, una certa tranquillità. Ma non no, invece dicevo, l'hanno scelto dicendo, questo vuole poco, ma passiviamolo. Cioè, non è che non la diceva, però Panucci viene qua, guarda che scassa le scatole. Non gli è stato detto, poi dopo non se ne sono accorti. Poi che cosa significa scassare le scatole? È sempre vuole molto... parlare di calcio. Ecco, esatto. Enrico, allora, magari vuole fare la formazione. Scusami, volevo mettere qualche puntino qua e là. Primo, incredibilmente, dopo anni di gestione, chiamiamola, come dire, fantasiosa, va bene, della scatola rosso-verde, incredibilmente si comincia la stagione con direttore generale, figura che non esisteva prima. Un direttore sportivo di chiara fama, riconosciuto, che uno sa questo è un direttore sportivo. Anche se il direttore generale in genere è uno che sa molto di calcio. Generalmente. Aspetta, perché poi quando ha fatto il nome di Capizzi nessuno sapeva chi fosse, chi non fosse. Comunque dicevo, oh, cavolo, abbiamo messo un direttore generale, ma Zara vero. Un direttore sportivo vero, cavolo, incredibile. Allenatore vero, pure questo. Questo è il Champions, il campionato, già un mezzo mondo, ma calcio, tutto il secondo a capello. Che bello! Non Zara vero. Infatti non era vero. Non poteva durare. Infatti non era vero, perché si è scoperto che il direttore generale, quale si è dimesso dopo, quando? 10 giorni? Una settimana. Poi si è ripresentato. No, ma è una bella discussione. Di calcio non sapeva assolutamente nulla. Il DS ha detto, qui mi fa il lavoro mio, quindi io penso che me ne vado. E l'allenatore
Gianni, io non sono d'accordo quando tu dici si è scavato la fossa solo le cose. Allora ho detto una cosa talmente banale. Certo. Banale, che io non posso sposare la tesi si è scavato la fossa. Però per questa la fossa, società se l'è scavata. È vero anche quello. Ma sì, ma bisogna dire che è la società certo. Che è da manicomio, perché non è possibile che un allenatore dica io voglio parlare, sono un allenatore di calcio, parlo col DS, il DS non mi sa rispondere perché non riesce a parlare con nessuno. Parlo col direttore generale, non sa di calcio, perché questo ha detto. Io vorrei parlare con il presidente. Che ci sarebbe di così strano? No, niente, assolutamente niente. Tra virgolette, lo ripetiamo tutti insieme. Altre. Che ci sta di strano in quello che ha detto Panucci? Niente. Ecco, che no, dice si è scavato la fossa. No, Panucci non ha detto niente di strano. No, lui però faceva riferimento una cosa alla società Ternana Calcio con diciamo la gestione. Ho premesso che sono abbiamo un gruppo abbastanza permaloso. Gruppo, perché poi comuni, qui noi pensiamo tutti che si riferisse solo a Capizzi, no? Chissà a chi si riferiva. Perché lui ha fatto, io parlo un po', ne voglio parlare si riferiva, con delle persone che di calcio non sanno. Beh, ha discusso forse con il direttore generale, però in generale diciamo che penso, non ha trovato interlocutori di grandissima sapienza. Penso che fosse più di uno. Te lo confermo perché ho avuto modo di verificare. Non meglio così, altre figure. Meglio così. Magari nell'ombra. Meglio così. Detto, però io detto credo questo, che tu abbia ragione, cioè non ha detto niente di strano. Ecco, questo va ribadito, no, certo. Perché sennò sembra che Panucci è uno strano. Panucci è uno normalissimo, è uno che a calcio ci ha giocato, sa che cos'è il calcio. Ha detto io qui ho bisogno di parlare al presidente perché l'interlocutore mi ha dato, non sa nulla di calcio, non ci posso parlare. Tra l'altro succedono cose strane perché mi danno dei parametri, io rispetto quei parametri e i giocatori non arrivano qua. Il greco, Ciumis lì, come si Cucumis. Vabbè, quello lì. O come dicono a Roma per Scesni, Coso. No, ecco, non lo nominano più. Uguale, quindi era evidente che non, niente stava andando come doveva andare. Sarà ossia stava andando tutto come è andato per questi decenni abbondanti. Panucci non ci stavano. Va bene, posso allora finire? Sì. Seconda cosa. Adesso la domanda da farsi è: ma chi comanda dentro la no, non mi anticipa i temi. Parliamo. Perché quello è un altro capitolo ponderoso. Dopo. Tommaso, tu come la pensi? Poi dopo parlo di tattica con il nostro tattico. Io ero presente alla conferenza stampa pre-Pordenone. E lui disse una frase piuttosto emblematica: domani dirò una cosa per il bene della Ternana, ma non per il bene di Panucci. Probabilmente era piuttosto cosciente di ciò che poi. E ho fatto una piccola ricerca, comunque sia, sentendo diversi pareri. Secondo me è stata anche un'occasione persa per un discorso di riavvicinamento con i tifosi, perché la figura di Panucci poteva essere anche una figura piuttosto accentatrice, carismatica. E forse troppo. Lo vedevo anche a qualche dato spicciolo: i 2500 presenti per una partita di Coppa Italia, gli oltre quasi 1000 abbonati, un dato che probabilmente se ponderato magari alla fine della campagna abbonamenti si sarebbe superato quella quota dell'anno scorso. Anche diversi commenti, decine che abbiamo trovato anche sul nostro sito, di commenti pro Panucci. E beh, ma questa è una nota negativa, non positiva. Certo. Il fatto di avere carisma, di essere una persona che magari può richiamare l'attenzione sulla terra, personalità troppo ingombrante. Guarda negativa Mazzone. Sempre per guarda Mazzone per i noti motivi. Per i noti motivi, sì, ma non specificate negativa, che siete sarcastici, specificatelo sempre. Era sarcastico. Deve essere chiaro. Era sarcastico. Deve essere chiaro questo aspetto. Allora, io a questo punto, ottima anche insomma la considerazione di Tommaso su questo, vorrei parlare un po' anche delle vicende tattiche che ti hanno molto, come dire, scosso, sì. Perché tu dicevi giustamente prima, si costruisce una squadra, tra l'altro imperniata su molti giovani interessanti, e Panucci chiedeva almeno l'innesto di 4-5 giocatori, 3 o 4 giocatori di, come dire, carisma, anche di, con un'età diversa, no? Con una certa esperienza per puntellare, ma anche per valorizzarli questi giovani. Poi è arrivato Carbone e diciamo che
è stato cambiato un po' tutto, dal modulo a quello che è, potrebbe essere la valorizzazione di questi giovani. Assolutamente. Poi fondamentalmente, insomma. Diciamo che gli hanno preso anche qualche giocatore, no? Sì. Perché non penso che Panucci volesse solo i giovani. No. No, no. L'ha detto a chi voleva 4-5 giocatori, certo, di esperienza, allora, chiaro. Se no non usce, non faceva quello. Panucci. Che sembra che adesso ha giocato Carbone, allora vedi, è cambiato tutto, no? No. Ha ottenuto quello che chiedeva Panucci. È cambiato tutto, nel senso. Però pur di non dare soddisfazione a Panucci, l'hanno comprato a Carbone. Anche questo però, per fortuna hanno comprato comunque, logico, chiariamo. Diciamo, vabbè, che Carbone non è stato arrivato un granché fino adesso. È stato un po' anche un bastian contrario, no? Nel senso che un po' tutto quello che pensava Panucci è stato stravolto. Tipo il campo, per esempio. Ma assolutamente. Allora, noi siamo partiti Panucci con un modulo, con un'idea di gioco che era quella, diciamo, di fare possesso palla, schierarsi con quattro difensori, primo acquisto sul rago. Quindi un'indicazione precisa, quella di andare a giocare anche sugli esterni, no? Con una serie di caratteristiche. È arrivato Carbone, mi risulta che al primo allenamento, Tommaso lo sa meglio di me, ha completamente ribaltato, diciamo, tutte le idee che aveva proposto Panucci. Quindi difesa a 3, di conseguenza centrocampo a 5, e quindi hanno dovuto fare una campagna acquisti che ancora adesso vedremo come si chiuderà, con un'evoluzione completamente diversa. Quindi abbiamo imbottito il centrocampo di mediani, Bacinovic, Defendi, che gioca diciamo la disposizione tattica di Carbone è quella di giocare con la difesa a 3 con 5 centrocampisti. Devo vedere un po' di slide, sì, un paio questa di che slide vediamo è, diciamo, ipotesi, fermo restando che ci sono anche altri giocatori. Sì, la cosa grave è che andiamo a giocare a Cittadella, non abbiamo provato mai questa formazione. Mai. Diciamo che questa è la formazione che si vede adesso, sì, presuppone. Tra l'altro dove metti, ovviamente, Di Gennaro. Esatto. Io sono innamorata di Luca Mazzoni, non me ne voglia Di Gennaro, spero io. Che lui, siccome è un altro. Però io, per me, il carattere di Mazzoni in questa squadra era imprescindibile. No, non ho capito, è proprio per quello che sono. Però Gianni, prima che spieghi, perché Di Gennaro? Perché Di Gennaro... Allora, Mazzoni aveva il contratto in scadenza, il contratto in scadenza 2017. Questo nonostante gli fosse stato promesso di... sarebbe stato fatto. Ma non è quello il problema del contratto. Questo invece è in prestito, giusto? Questo è in prestito. Di Gennaro è un portiere, secondo me, molto forte. Io me lo ricordo, è uno forte, a parte i problemi fisici che ha avuto. Chiaro che secondo me Mazzoni, per carisma, personalità, capacità di tenere unito lo spogliatoio, capacità anche, diciamo, quando necessario, di riprendere all'ordine tanti ragazzini che sono in squadra, no? Anche qua, è tutta un'altra roba. Però mi auguro che Di Gennaro, se giocherà lui titolare, lo sostituisca. Mazzoni, perché va a fare il secondo? Sempre che rimanga, perché evidentemente paga. Al momento attuale in cui stiamo registrando, lo diciamo, ancora si parla di un possibile scambio con il Livorno, con Falcone, ma non è stato perfezionato, quindi ecco, non sappiamo se magari da qui a un'ora questo accadrà. Ma se che abbia detto Magnetti, c'aveva ragione Panucci. Gigi paga il difetto di personalità, tra virgolette, che magari ci aveva Panucci. Comunque, in questo, diciamo, schieramento, il centrocampo, almeno sulla carta, perché poi c'è il discorso Petriccione, ma potrebbe essere quello che c'è nella slide, con Bacinovic a fare, diciamo, l'organizzatore di gioco, due interni come Defendi e Coppola, l'esterno Zanon che fa tutta la fascia, ciao, mi lascia molti dubbi. Ciao Petriccione, ma almeno che Bacinovic... Non faccia la sua riserva. Di fatto, e poi devo fermarmi un attimo per un breve stacco pubblicitario, di fatto comunque sono stati presi due giocatori che mi pare abbiano potenzialmente, diciamo, si sovrappongono a due giocatori che invece stavano dando molto, che era Petriccione, che secondo me nel precampionato stava andando benissimo, e vabbè, di Mazzoni abbiamo già detto tutto. All'atto pratico questo viene da pensare. Ma in questo momento scambiereste Petriccione con Bacinovic? No, io no, però allora, Bacinovic non credo che venga a fare tanti complimenti alla riserva. Ancora è un ragazzo giovane, cioè 26 anni. Può fare. Senti, siccome qui il discorso è ancora abbastanza impegnativo, io mi fermo qualche istante per il break pubblicitario e poi ci ritroviamo tra pochissimo. Glamour. Runway.
style. Fame. She likes fashion.